Ciao a tutti e benvenuti con un altro dei miei video brevi, ma che spero vi siano utili per darvi qualche idea e qualche ispirazione in più. Oggi voglio fare una cosa semplice, semplice, carina che secondo me vi può servire per fare qualcosa di carino. Allora, voglio farvi vedere come realizzarvi dei timbri, diciamo, fai da te, perché a volte magari uno vorrebbe avere un timbrino semplice per fare qualcosa di carino e non ce l'ha. Allora adesso vi faccio vedere come potete fare in una situazione del genere. Allora, io utilizzo della gomma Eva, mi spiace che sia marrone scuro perché fosse stata chiara l'avrei preferita, ma ho solo questa e un'altra cosa, questa è una gomma Eva sottile da 1 mm. Se voi ce l'avete più spessa, tipo quella da 2 mm, meglio ancora. Io adesso dovrò fare più sovrapposizioni, voi ne dovrete fare meno se avete quella più spessa, ma man mano che vi faccio vedere quello che ho in mente, e capirete tutto. Allora, chiaramente stiamo parlando di timbri semplici, non è che potete fare chissà quale timbro così elaborato. Io adesso vi faccio vedere come realizzare un cuore, che sembra una stupidaggine, ma a volte uno vorrebbe avere un cuoricino piccolino da timbrare in qualche posto e non ce l'ha perché non ce l'ha. E vedrete com'è semplice invece crearselo. Allora, cosa ho fatto? Ho piegato a metà un pezzettino di gomma Eva, così non dovrò fare il lavoro a specchio e mi diventa più semplice. Adesso vado a tagliare un cuoricino. Allora, intanto facciamo così, guardate. Ho iniziato a tagliare un pezzo perché magari lo faccio in due parti, così magari riesco a farlo anche meglio. Ok, vediamo se ci piace. Sì, direi che ci siamo. Questo è il mio cuoricino in gomma Eva. Adesso praticamente ne vado a tagliare. Io, come vi dicevo, ho la gomma Eva sottile, ne vado a tagliare altri due. Poi, se invece avete per esempio la gomma Eva, quella da 2 cm, potete tranquillamente tagliarne solo un altro, perché comunque riuscite ad avere uno spessore che va bene. Io invece con questa gomma Eva così sottile ne devo tagliare altri due. Taglio un altro, eccoci qua. Ora non dovete proprio farlo, cioè lo fate preciso, ma non è il caso che venga proprio perfettissimo, perché tanto quello che comanda è il primo che ho tagliato, terrò quello di riferimento per fare il mio timbro. Ok, ora abbiamo i nostri tre pezzi. Vedete che se io li sovrappongo ho uno spessore che mi consente di creare un timbro. Voi, ripeto, se avete la gomma Eva più sottile potete farne anche solo due. Allora vado solo a rifinire bene qui, ancora poi mi viene il segno e anche qui vado a pulire bene il centro. Perfetto. Adesso cosa andiamo a fare? Semplicemente andiamo intanto ad incollare i miei tre pezzi di cuoricino. Quindi con della colla andiamo ad incollare. A volte vedete che basta poco per farsi delle cose carine. Quindi immaginate il fiorellino, immaginate delle labbra, per esempio, che vengono molto belle. Immaginatevi delle cosine così semplici. E andiamo ad incollare il tutto. Ok. In questo modo qui abbiamo il nostro cuore e abbiamo il nostro spessore. Ora, ok, si sta già incollando. Come faccio per crearmi il supporto per il mio timbro? Nessun problema. Io ho preso un tappo di una bottiglia di plastica, vedete qua, ho tagliato solo il tappo e l'ho bruciato per evitare che vi tagli, così mi veniva proprio più comodo da tenere rispetto al tappo. E adesso cosa faccio? Vado ad incollare il mio cuoricino sul tappo, così. Vediamo se questa colla tiene bene sulla plastica. Ok, altrimenti devo incollarla con qualcos'altro. Ma no, direi che tiene, quindi va bene. Guardate un po', eh?
quindi ho il mio spessore, la gomma Eva perché? Perché è morbida, quindi quando voi poi andate a premere avete un effetto giusto. E anche perché voglio fare ancora una cosa che rende il tutto ancora più carino. Allora mi prendo un, dunque, vediamo un po', prendiamo uno di questi attrezzini con la punta fine fine, anzi più sottile è meglio è, se non avete uno di questi potete utilizzare un qualcosa appuntito tipo uno stuzzicadente, ma che chiaramente non tagli perché sennò non va bene. Prendo questo che è ancora più sottile e vado a fare due segnettini, due incisioni sul cuore. Adesso si sta ancora asciugando, no, devo appoggiarmi, ve lo farò vedere poi dopo che l'ho fatto, perché sennò non riesco a farlo bene. Allora vado a fare proprio due incisioni così. In effetti la gomma Eva ci voleva, questo è troppo piccolo perché me la incide, prendiamo uno più grosso, ecco, questo va meglio. Sto facendo delicatamente perché ho il tappo che non è ancora asciutto e quindi mi si muove. Spero che alla fine venga l'effetto che voglio farvi vedere. Ok, ho fatto, vedete, con la pressione ho creato una mezza luna qui e ho fatto anche un segnettino qui, così vediamo come viene adesso che timbriamo. Sì, la colla si sta ancora asciugando, ma dovrebbe andare, dovrebbe tenere bene. Dopodiché ho fatto una tag di carta proprio perché voglio farvi vedere l'effetto finito. Immaginate se dovete fare, volete aggiungerla un pensierino, una stupidaggine, no? Qualsiasi cosa. Però mi piace l'idea di farvi vedere proprio come viene realizzata. Ok. Facciamo anche il nostro buchino, già che ci siamo, con la mia crocodile. Tanto ci metto veramente un attimo. E abbiamo l'effetto proprio che volevo dare. Allora, ok, aperta. Quindi andiamo a fare il mio foro dove poi andrò a inserire un fiocchettino, ok? E ora, per esempio, lo devo allegare ad un pensierino, quindi voglio scrivere un qualcosa semplicemente, ok, e adesso prendiamo un timbro, non lo so, provo questo che spero si veda abbastanza, perché chiaramente non ecco, solo che c'è un piccolo problema che non si è ancora asciugato. Allora vediamo un po' se riesco a tenerlo con la mano in modo da non si è ancora ben asciugato sul tappo, quindi non so se riusciamo a vedere l'effetto giusto. Però questo timbro dovrebbe essere abbastanza ok. Guardate un po', immaginate, potevate fare, vedete, non si è ancora ben incollato, ma non importa, potevate fare il cuoricino più piccolo, come però ditemi voi se non è una cosa veloce 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 ma carina e che non può tornare utile. Era veramente una cosa flash flash, però spero di avervi dato veramente un'idea per realizzarvi dei timbrini da soli alla necessità e con il disegnino che più preferite. Detto ciò, vi mando un grosso bacio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!